Nella conferenza stampa di oggi noi parleremo di tre cose. La prima cosa di cui parleremo è questa famosa, insomma, relazione della Corte dei Conti che è stata, con riferimento alla sanità, che è stata pubblicata, che è stata riportata da alcuni, organi di informazione e quindi abbiamo il dovere di precisare, e di puntualizzare i dati contenuti in quella relazione, proprio gli stessi dati forniti dalla Corte dei Conti, indipendentemente da precisioni o imprecisioni. Primo punto. Secondo punto, parleremo di questo buco di 900 milioni per cui si è paventato il rischio di commissariamento della sanità. Terzo punto, parleremo di che cosa vuol dire, diciamo, l'affermazione che ha fatto in un contesto più ampio l'assessore Monferino dicendo che la regione è tecnicamente fallita. Insomma, parleremo di questo. E poi, ovviamente, parleremo di quello che stiamo facendo e che intendiamo fare. Prima di entrare nel merito, e ci siamo divisi i compiti, ovviamente, chiuderò poi politicamente, mi corre l'obbligo di dire alcune cose. Innanzitutto che la sanità rappresenta l'82% del bilancio della regione, quindi quando si parla di sanità non si può non parlare o quantomeno non fare riferimento a quello che è il bilancio della regione, perché è la voce di spesa indubbiamente più importante. La seconda cosa è che tutti questi dati sono già stati ampiamente forniti. Però, evidentemente non, magari non interessano a fasi alterne, non lo so, dipende dai momenti, oppure a volte qualcuno non li legge bene o li lascia nel cassetto, fa finta di dimenticarseli, non lo so, però sono tutti dati che sono già stati ampiamente forniti nelle commissioni consiliari nella seduta del 31, del 14, 31 maggio e 14 di giugno. E sono dati che sono stati rappresentati ufficialmente al governo in occasione dell'incontro che abbiamo avuto con il ministro Grilli, allora era viceministro. Sono peraltro tutti anche dati che sono stati forniti agli organi di informazione che in diverse fasi li hanno, diciamo, pubblicati. Quindi non ci sono dati, come dire, segreti o dati che non siano stati comunicati, però evidentemente. Siccome vengono o non letti o non considerati, si vede che quando uno lo dice non, in quel momento non interessa, è necessario fare un riepilogo della situazione.